L'articolo 48 della Costituzione recita: il voto è personale ed uguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. Io voto perché la democrazia dispone di questo criterio per tutelare la mia responsabilità personale, per assumermi la mia quota di protagonismo. Chi non è libero banalmente non si pone il problema di scegliere. Quindi io votando tutelo la mia libertà come persona prima di tutto. Votare è un diritto, è un dovere, ma soprattutto una responsabilità, perché se è vero che l'Italia è una repubblica, i cittadini non possono non andare a votare. E inoltre sono i singoli che devono portare un cambiamento e non aspettare che venga dalla classe politica. Credo che votare sia importante per la speranza che qualcosa cambi, che il singolo possa essere ascoltato, l'opinione possa essere tradotta in un'azione politica legalitaria e onesta. Io invito le persone ad andare a votare perché votare è un modo per esercitare la nostra sovranità popolare che ultimamente sta venendo meno, e invito ad andare a votare informandosi, andando oltre ciò che dice la televisione, ma informandosi per capire se c'è qualcuno che vuole cercare di entrare in politica per far ciò che un politico deve fare, semplicemente, cioè rappresentare un popolo. Perché anche se non andiamo a votare, la politica comunque si interesserà di noi in ogni caso, quindi forse questo è il motivo principale per cui dobbiamo esprimere un voto, sia perché appunto è un diritto, sia come dovere, cioè qualcosa a cui siamo chiamati a fare. A mio parere il voto, oltre ad essere appunto un diritto morale, come specificato anche nella Costituzione stessa, è molto pragmaticamente utile, ovvero in un paese in cui il voto di scambio è sempre più diffuso, più sono i voti puliti e meno i voti comprati avranno influenza. Importantissimo per sentirsi parte della società. Non ha alcun senso rimanere ai margini di essa, ma bisogna proprio contribuire a costruirla, e il voto è importante per questo.